Ah, benissimo, allora dunque, vi racconto brevemente alcune cose su tema ambito del potere, partendo da focalizzandomi almeno quantomeno su alcuni accessori che contraddistinguono, hanno contraddistinto alcuni uomini di potere, alcuni uomini politici. Non ci saranno solo uomini politici, e in qualche modo posso riprendere un po' il discorso che ha fatto Mancinelli per chi lo ha sentito prima, mostrandovi anche alcune immagini di cose che Mancinelli citava e che è bello anche vedere a video. Queste due foto sono due foto abbastanza rare di un futuro uomo politico, siamo nel 1980, fine anni 70, un grande imprenditore dell'edilizia che si apprestava allora a entrare nel campo della comunicazione di massa, della pubblicità, e che qui si mette in posa come un attore consumato e svela un po' la sua natura da seduttore, da attore seduttore, in pose cercate, volute, vedete, con la sigaretta e in particolare col cappello. Il cappello e i capelli sono e diventeranno per lui alcuni aspetti, un accessorio, un aspetto della propria presenza fisica di comunicazione che ritroveremo più avanti, che hanno un senso anche nel rapporto che ha con il pubblico che vuole ammaliare. Diciamo anche che queste due foto lo ritraggono un po' da gangster, e non so se questo in qualche modo è stato rivelatore. Però torniamo indietro al discorso dell'accessorio, e così, saltando di pane in frasca, per non parlare solo con voi solo di politica, perché poi può essere un po' anche stucchevole, riprendiamo, vi mostro solo due slide di due immagini, di due quadri molto belli, molto famosi, di uomini davvero di potere, molto importanti. Questo è il quadro di Tiziano, Leone III Farnese, raffigurato intorno alla metà del Cinquecento con due nipoti. E vedete in particolare, vi faccio notare ovviamente la sontuosità, la bellezza di questo abito molto ricercato, e due oggetti, due accessori: il camauro, che è il berretto inizialmente di pelle di cammello che porta in testa, e la mozzetta, che è la mantellina rossa, che contraddistinguono l'abito dei papi non liturgici, quindi in atteggiamenti, in momenti di raffigurazione del loro potere secolare. Sono due indumenti che vengono portati regolarmente fino alla fine del Settecento e poi ripresi da qualche papa nel Novecento, come vedremo. Questo è un ritratto familiare, perché sono un cardinale e un altro nipote del Papa e un altro nipote. Questa è un'altra invece immagine di una famiglia potente, con un presidente del Consiglio, con la sua famiglia. Come vedete, la giacca è l'abito che rappresenta il loro status. Nel caso dei maschi blu, poi c'è una donna che è la donna più potente tra le donne lì presenti, anch'essa in giacca, ma per ribadire la propria virilità in qualche modo e il senso della propria presenza, veste in total black. Tornando a un altro ritratto, ecco, giusto perché è un'opera talmente bella di Raffaello, in questo caso è Leone X dei Medici, rivediamo gli stessi accessori principali, camauro e mozzetta, in questo caso è con alla sinistra con suo nipote che diventerà papa, e vale la pena notare anche l'abito di seta molto bello che affascina in questo quadro poi tutti i contemporanei, che tanto che Vasari dirà questo abito suona e illustra, talmente è ricco, e questa immagine non si vede bene, ma ecco,
come vi dicevo, la mozzetta è stata, non è stata portata per lungo tempo, soltanto due o tre papi in questo secolo. Dopo 40 anni Benedetto XVI, che in qualche modo voleva sottolineare la sua presenza storica verso i suoi fedeli, e voleva, era come papa in qualche modo anche un po' tradizionalista, ha ripreso questo indumento e ha ripreso successivamente questo camauro. È stato molto criticato per questa uscita con il camauro. Lui disse: avevo molto freddo, perché è stato interpretato come un ritorno eccessivo alla presenza, così, di potere anche nella comunicazione, nei gesti, nella comunicazione dell'abbigliamento, come i papi di una volta. Tanto è vero che adesso abbiamo un papa che, o comunque un attore argentino che interpreta il ruolo di papa, che queste cose non porta più. Questa è una foto in cui ovviamente c'è la papalina e poco più. Quindi un papa che sotto il livello della sotto il profilo della comunicazione intende invece sottolineare una sua non sontuosità e principalmente un'attenzione della Chiesa per una certa frugalità da un certo punto di vista. Nella rifigurazione del potere, visto che di questo stiamo parlando, è bello farvi vedere qualche altro quadro, ma molto velocemente per non annoiarvi. Di rappresentazione del potere laico, in questo caso è Carlo V, ancora ritratto da Tiziano, e come vedete qui il vestito, l'abbigliamento è abbigliamento da guerra, l'abbigliamento, una raffigurazione che lo racconta come, lo pone come così intercapedine tra potere dell'epoca medievale cavalleresca e potere imperiale moderno, la lancia, che è la lancia, anche il longino, la lancia di Cristo, ma è la lancia di battaglia, e quindi in questo caso l'accessorio, come il, quello che ha in testa, è un accessorio militare. Negli anni questa cosa non viene del tutto persa, si trasforma un pochino, se vediamo che il laicissimo George Washington, primo presidente degli Stati Uniti, si fa ritrarre con un abito molto semplice, ma ancora una volta ha in mano un oggetto, un'arma, che è un po' più piccolina, è una spada, ma significa diciamo in qualche modo la conquista, l'indipendenza attraverso la lotta militare e forse anche il potere, che viene ribadito ancora una volta. Così come invece torniamo all'imprenditore che dicevamo prima, che negli anni 70, lo vedete dagli stivaletti e dalla giacca e dalla cravatta, questa è una foto degli anni 70, si fa ritrarre con un altro accessorio, quello che è sul tavolo, che è una pistola. In questo periodo quindi l'accessorio diciamo così di aggressivo è un accessorio pari di difesa, perché in quel periodo temeva di essere sequestrato, uno dei motivi per cui si è poi fatto anche, si racconta, aiutare nella protezione da altri. Tornando invece a diciamo dei personaggi ormai storici, questo è un famoso ritratto di David, commissionato da uno scozzese ammiratore di Napoleone Bonaparte, e tra le altre cose notate lo spadino, ancora una volta, che porta, che viene raffigurato vicino al tavolo dove lui avrebbe lavorato tutta la notte per la stesura del codice civile. Siamo molto lontani, diciamo, questa raffigurazione e questo abbigliamento da grandeur dell'imperatore, dall'abbigliamento di chi rappresenta il potere in Francia oggi, come sapete, che fatica un po' a stare in quei panni che sono un po' stretti e un po' così, forse poco eleganti, e che in qualche modo sono un'interpretazione anche del ruolo che Hollande interpreta in questo momento. Molto diverso invece da quell'abbigliamento, così, da quella divisa uniforme non militare, fortunatamente, che la nostra signora Merkel, tutrice del
del, diciamo, in qualche modo dell'Europa in questo momento porta e indossa in tutte le sue varianti, una divisa, un uniforme che però varia di colore in tutte le gradazioni, tanto che appunto qui possiamo vedere quello che viene chiamato il pantone Merkel, che va dal grigio, dal verdino chiaro, insomma, fino allo scuro. Una cosa, comunque un abbigliamento che si fa, come abbiamo visto, come ci siamo detti anche prima, gli interventi prima, via via sempre più informale, se vediamo che quattro grossi capi di Stato, importanti capi di Stato, si vestono contemporaneamente praticamente nello stesso modo, di blu con gradazioni diverse, senza cravatta, ormai sdoganando la camicia senza cravatta, camicia chiara, e si pongono al loro elettorato, al loro pubblico, alla stampa in qualche modo, come con un abbigliamento informale, in un momento di riunione così quasi amichevole, e cercando di avvicinarsi a un pubblico, al pubblico più ampio possibile, come se fossero in qualche modo tra di noi. E questo interpretare il proprio abbigliamento anche in funzione del target, in qualche modo, di quello che si vuole raggiungere, come ha giustamente citato Mancinelli prima, viene proprio studiato in termini di marketing, diciamo, da uno straordinario Matteo Renzi, che ha un programma televisivo di Canale 5 per ragazzi, si presenta con un giubbotto alla Fonzi. Ma quello che è fantastico è che questa mise viene talmente introiettata anche dal suo entourage, da chi lo supporta, che diventa quasi una bandiera di rinnovamento giovanile di un intero partito, e per un appuntamento di uno storico festival fondato da alcuni uomini della resistenza del dopoguerra, a Roma si propongono non più una festa dell'unità, ma degli Happy Days con Fonzi e quant'altro. D'altronde si dice che Renzi appunto ami un abbigliamento informale, che abbia soltanto, non so se sia vero, così si dice, abbia soltanto tre cravatte e le metta, le usi a seconda delle occasioni, solo quasi in occasioni ufficiali, tanto è vero che in qualche modo il suo abbigliamento è stato paragonato a quello di Justin Bieber, insomma, sia un cantante o un attore, credo sia un cantante per ragazzi in qualche modo, e Matteo Renzi sulla prima pagina di Vanity Fair si fa ritrarre come nell'atto di mettere una cravatta, mentre normalmente durante la campagna elettorale questo è il suo abbigliamento preferito, così pare. Niente a confronto di chi, e torniamo all'ultimo tema, poi chiudo, chi in qualche modo ha fatto un'analisi scientifica anche del proprio modo di porsi, come abbiamo visto nelle prime slide, anche come uomo politico, non solo come uomo di comunicazione. Vi ricordate il cappello, vi ricordate i capelli? I capelli sono non solo un oggetto di un accessorio di abbigliamento, ma sono un oggetto della comunicazione di Berlusconi molto importante, tanto è vero che si è citato prima, quando ha fatto l'intervento ai capelli, lui si è presentato così con Tony Blair in un appuntamento in Sardegna con la bandana, più giovane e più meglio vestito per un pubblico giovane e estivo di lui non credo ci sia nessuno. È interessante come anche questi aspetti siano non siano da sottovalutare. Marco Politi, un bel libro che si chiama Il corpo del capo, racconta come l'attenzione che Berlusconi ha per il corpo e della comunicazione del suo corpo al proprio pubblico e al proprio elettorato sia molto importante, perché in qualche modo la sua voglia di sedurre lo racconta come non come un leader maschile, ma anche come un leader in qualche modo femminile. Attenzione ai capelli, secondo me i capelli sono tradizionalmente un oggetto di richiamo, un particolare del corpo di richiamo
femminile, ne fanno in qualche modo un leader che non anatomicamente, ma idealmente e culturalmente è transessuale, perché i richiami che dà sono altamente varie, sono di un'identità anche in qualche modo non definita. E questo passaggio è un passaggio delicato, perché si riflette anche nel passaggio diciamo di comunicazione del potere. Se pensiamo al Partito Transnazionale Radicale, al transpartito che è Forza Italia, ai non partiti che diventano movimenti, quindi sono transpartiti in qualche modo, di oggi. E questa è un po' la cifra della comunicazione politica di questo momento, non solo della comunicazione politica, se vogliamo dirla tutta, ma un po' della comunicazione del potere. L'ex ministro delle finanze olandesi, che ora è presidente di una delle più grandi gruppi bancari mondiali, assicurativi mondiali, che è ABN AMRO, si presenta a una convention di fronte a 7.000 suoi collaboratori, diciamo colleghi collaboratori, in Olanda, vestito così. Direi che più, da drag queen, più trans di così, si muore.